Amici internazionali di YouTube, qui Chris Drake. Beh, la serie di Monster Hunter ha compiuto da poco 18 anni e il mio canale YouTube ha raggiunto da poco 350 iscritti, ma noi non siamo qui per parlare di questo. Nel 15 marzo, a distanza di ben 5 mesi dall'annuncio di Monster Hunter Rise Sunbreak, la Capcom ha tenuto un evento live digitale dove finalmente hanno mostrato un nuovo trailer ed abbiamo avuto tantissime novità su Monster Hunter Rise Sunbreak. E noi siamo qui per parlare proprio di questo evento live digitale di Monster Hunter Rise Sunbreak. Let's get started! Già all'inizio del trailer vediamo un paio di volti nuovi, tuttavia, se non vi dispiace, vorrei fare un piccolo fast forward e saltare direttamente nella parte dove vediamo il, tra virgolette, villaggio. Qui vediamo per la prima volta, seppur in maniera non completamente dettagliata, l'avamposto di Elgato. Questo non è altro che il nostro nuovo centro operativo, il nostro hub, il nostro nuovo villaggio dove possiamo organizzarci prima di partire una missione come abbiamo sempre fatto nella serie di Monster Hunter, dove possiamo comprare gli oggetti, gestire il nostro equipaggiamento e via dicendo. Nuovo avamposto, nuovo hub, significa anche nuovi personaggi. Il primo personaggio che vediamo è Fioren, personaggio che abbiamo già visto nel secondo teaser di Monster Hunter Rise Sunbreak, quello con l'Unacaron. La combattiva leader dei Cavalieri dell'Ordine ci introdurrà al cospetto di Galleus, oppure Galleus, non ho ancora capito qual è la pronuncia. In poche parole, l'ammiraglio dell'avamposto di Elgato, colui che tira avanti la baracca, insomma. Nel trailer vediamo anche uno scienziato wyverniano, una fabbra, concedetemi l'uso di questo termine nel 2022, e la damigella delle missioni di turno. Altre fonti come il sito ufficiale oppure l'evento live digitale della Capcom riportano la presenza anche di un nuovo mercante di turno, anch'esso wyverniano, in più anche Selva e Paz, due personaggi che sono stati anticipati tramite un piccolo DLC rilasciato per Monster Hunter Rise. Siccome non ho voglia di litigare con voi sulla corretta pronuncia dei nomi dei nuovi personaggi, io ve li lascio qua, belli in vista. Bene, andiamo avanti. Tramite il sito ufficiale possiamo vedere che ovviamente non potevano mancare l'alloggio e la mensa di turno. Probabilmente l'avamposto del Gado nasconderà qualcos'altro, ma per ora non sappiamo nulla di più. Ovviamente diversi utenti che sono anche degli acuti osservatori hanno notato dei dettagli interessanti nell'avamposto del Gado. Qui possiamo notare un cacciatore che indossa l'armatura di Velocipray, oppure Velocipray. Indizio su una possibile presenza di Velocipray e Velocitron su Monster Hunter Rise Sunbreak? Meglio non saltare a conclusioni affrettate. Questa non va presa come una conferma su un possibile ritorno di Velocipre e Velocitron. Magari si tratta di un semplice riferimento, una reference o magari un piccolo easter egg. È stato notato un disegno di Inoue Minato in una bacheca vicino alla damigella delle missioni. Tuttavia non credo che questo disegnino abbia qualche significato particolare. Notiamo che il Corriere Feline è tornato a essere simile come quello che c'era su 4 Ultimate e Gen Ultimate. Va menzionato anche questo cacciatore dall'armatura rossa che ha attirato sicuramente l'attenzione. Tuttavia, a parte essere un possibile, e sottolineo possibile, riferimento ai cacciatori infernali dei capitoli precedenti di Monster Hunter, non credo che sia un personaggio importante. Ora è il momento di parlare dei nuovi mostri. E no, non mi sto riferendo alla rubrica di Striscia la Notizia. I primi mostri che vediamo, che abbiamo visto all'inizio del trailer, sono dei piccoli raptor, dei piccoli teropodi con un volto molto simile a quello dei goblin. A parte il fatto che vivono in gruppo, non conosciamo nulla su questi mostri dal volto simile ai goblin, nemmeno il loro nome. Oltre al ritorno dei Vespoid, qui possiamo vedere un mostro non ben identificabile. Rivedendo il video penso che si tratti di una fauna endemica invece. Il primo mostro grande che vediamo nel trailer si chiama Garangorm, un'enorme belva zannuta con le fattezze da scimmia, dalla pelle visibilmente coriacea. Il sito ufficiale riporta che i fluidi corporei di questo mostro hanno una relazione simbiontica con la flora presente in parte nel suo corpo, ma anche nel suo habitat naturale, che gli consentono di migliorare le sue capacità in combattimento in svariati modi. Nel trailer vediamo il Gorangol attaccare con le sue possenti braccia. In più sembra che sia in grado di avvolgere questi arti con diverse sostanze, consentendogli di rilasciare fiammate dal braccio destro e getti d'acqua dal braccio sinistro.
La sua corporatura possente, la sua pelle coriacea e in parte anche il suo nome fanno alludere che questo mostro sia palesemente ispirato al concetto di Golem. Tuttavia, la forma della sua testa e la relazione simbiotica con altri organismi fanno pensare che sia anche ispirato a Frankenstein. Ma a giudicare dal fatto che questo mostro dispone di una coda artigliata, mi viene da pensare che sta nascondendo ancora un ulteriore asso nella manica. Poi si rivede Lunagaron, mostro che era già stato mostrato nel secondo teaser trailer di Sam Brack. Ora abbiamo la conferma che Lunagaron si tratta di un mostro di ghiaccio. Lo vediamo utilizzare questo elemento per avvolgere il proprio corpo, è in grado di rilasciare getti di ghiaccio, ma è in grado anche di stare in piedi su due zampe e attaccare con i suoi artigli. Se prima vi poteva essere un minimo di scetticismo, ora non vi è più alcun dubbio. Questo nuovo Weaver zannuto è palesemente ispirato al concetto di licantropo. Vediamo anche una nuova sottospecie di Bichatten, nota in italiano come Bichatten sanguigno, in inglese come Blood Orange Bichatten. Al contrario delle mie previsioni, questo conferma la presenza di sottospecie su Monster Hunter Rise Sunbreak. Non sappiamo molto su questa sottospecie di Bichatten, a parte il fatto che ci lancia addosso delle pigne esplosive infiammabili. Ma al di là di questo, possiamo speculare che se il Bichatten originale è basato sul Kotengu, questa sottospecie di Bichatten sembra ispirata al Daitengu, un Tengu più potente caratterizzato dal volto rosso. Con l'avvicinarci verso la fine del trailer, rivediamo il Malzeno. Abbiamo appreso che il Malzeno è in grado di risucchiare la vita dalle proprie prede. E lo vediamo spesso circondato da strane piccole creature volanti che onestamente non riesco a capire se sono pipistrelli, farfalle o un qualcosa di completamente unico. Anche se non sappiamo altro su Malzeno, va detto che aumentano le analogie tra questo mostro e il mito del Conte Dracula. Alla fine del trailer, con tutta la mia grandissima gioia, assistiamo al ritorno dell'Astalos. Giuro che pochi giorni prima questo l'avevo sognato. Se non ci credete, chiedetelo ai miei conoscenti. Avendo già parlato dell'Astaros in quel video dove faccio le mie previsioni su chi potrebbe tornare su Sunbreak, non ho intenzione di soffermarmi sui dettagli di questo mostro. La comparsa dell'Astaros svela la data d'uscita ufficiale di questa espansione, 30 giugno 2022. Nel mio sogno diceva 15 luglio, ma pazienza, piccoli dettagli. Segnatevi 30 giugno. Monster Hunter. Se fino adesso ho parlato dei mostri, è arrivato il momento di analizzare quello che si può notare guardando gli Hunters, i cacciatori, nel trailer. Una delle prime cose che si potrebbe notare nel trailer è che il nostro cacciatore comincia una corsa sul muro senza l'ausilio di insetti filo. Il sito ufficiale ha riportato che la possibilità di cominciare una corsa sul muro senza l'ausilio di insetti filo è un'opzione che può essere abilitata, disabilitata oppure abilitabile solo ed esclusivamente al di fuori del combattimento. Successivamente abbiamo avuto un'anticipazione di alcuni degli attacchi fil di seta nuovi che vedremo in questa espansione. Ad esempio c'è un nuovo attacco fil di seta con le doppie lame che ricorda moltissimo il tuffo a spirale di Monster Hunter Generation Ultimate. C'è anche un altro attacco fil di seta dalla balestra presumo leggera che crea una sorta di scudo davanti all'utilizzatore. C'è un nuovo attacco fil di seta dalla lancia dove prima ci si lancia a mezz'aria con una sorta di montante e poi dopo si atterra con una fondo impicchiata. La prima parte di questo attacco ricorda molto taglia grandi della lancia fucile, invece la seconda parte ricorda molto Wyvern impicchiata del falcione insetto. In un altro filmato promozionale invece vediamo un contrattacco fil di seta dalla spadascia, un attacco del falcione insetto che ricorda molto cacciatori ed estratti di Generation Ultimate. E invece la spada scudo effettua un attacco non ben definito, che però per certi versi ricordava molto Olio del Caos, sempre di Gen Ultimate. Parlando di armi, ne vediamo un paio di nuove, come ad esempio le doppie lame di Lunagaron, uno spadone, credo, di Garangolm, l'arco dello Shogun Cenotauro e via dicendo. Per quanto riguarda l'armatura, abbiamo rivisto il design di alcune armature G-Rank che avevamo visto nei capitoli precedenti, come ad esempio quella del Rathalos, quella dello Zinogre, quella del Tigress e anche quella del Barbiot, senza dimenticare l'armatura del Cenotauro. Ovviamente non potevano mancare le armature fatte con i materiali dei mostri nuovi come Lunagaron e Garangolm, ma abbiamo visto anche dei design delle armature Master Rank di alcuni dei mostri nuovi di Monster Hunter Rise, come ad esempio l'Aknosom, il Bichatten e il Sovnakant. I compagni Philae e i compagni Canine, oltre ad avere nuove armi e armature, avranno anche nuovi gadget.
non mancano novità con la fauna endemica. Una di queste, la ragnonetta, ci consente di scaraventare un mostro contro pareti, ostacoli o altri elementi dallo scenario sfruttando la sua seta. Esistono anche due nuove tipologie di insetto filo mutate. Entrambi gli insetti filo sono capaci di iniziare più facilmente una cavalcatura Weaver e ad accelerare i tempi di recupero dell'insetto filo. L'insetto filo di Rubino incrementa il danno del punitore cavalcabile, l'attacco con X più A, quando effettuiamo una cavalcatura Weaver. L'insetto filo dorato invece fa rilasciare più materiale dalle parti dei mostri quando vengono colpiti. Non dimentichiamoci di spendere un paio di parole sul nuovo bioma, sulla nuova mappa dove potremo cacciare su Monster Hunter Rise Sunbreak. La cittadella. La cittadella si tratta di una zona comunque molto vagheggiata perché non comprende solamente delle pianure verdeggianti e delle rovine di castelli. Ha anche delle zone che sembrano paludose e altre zone innevate oppure ricoperte di ghiaccio. Nella cittadella albergano i mostri nuovi come Malzeno, Lunagaron e Gorangon. Guarda caso questi tre mostri sono noti come i tre signori della cittadella. Ovviamente in questa mappa non mancano volti già noti come Rathalos, Zinogre, Tigrex, Bazelgeus e Gosarag. Ovviamente non mancano i soliti bonus da preordine, la possibilità di avere dei cosmetici extra se si acquista la versione deluxe, oppure altri cosmetici se si comprano gli appositi amiibo, e un po' come fecero con World e Iceborne, c'è la possibilità di acquistare in un pacchetto unico Monster Hunter Rise e Sunbreak insieme, sia in formato digitale che in formato fisico. Ora abbiamo finito per quanto riguarda le novità di Sunbreak, ma prima di chiudere con il video vorrei menzionare velocemente le ultime missioni evento di Monster Hunter Rise. In concomitanza col primo anniversario di Monster Hunter Rise è stata rilasciata una missione evento dove dovremo vedercela con un Granny Zucci, un Misuzune e un Magnamalo nelle rovine sacre, un po' per commemorare i tempi della demo, diciamo. La ricompensa è lo stile armatura floreale che abbiamo già visto su Monster Hunter World. Altre missioni evento interessanti che sono state rilasciate ultimamente sono un Rampage particolarmente ostico dove dobbiamo vedercela con molteplici Rajang, diverse missioni che si svolgono nelle sorgenti infernali dove dobbiamo affrontare molteplici mostri diversi e altre missioni dove dovremo cacciare dei mostri molto potenti che però vengono potenziati all'inverosimile. Esempi di queste missioni sono Magnamalo, Valstrax Cremisi, Nawak Retrice e le emergenze mostri Apex. E qui possiamo finalmente concludere con il video. Chiedo scusa se ho rilasciato così in ritardo un video come questo, ma purtroppo YouTube non mi paga abbastanza per effettuare questa attività a tempo pieno. Occhiolino. Che il Bushido vi illumini il cammino, e noi ci sentiremo alla prossima. Farewell.